Iniziamo la manifestazione alla conversata di fare un po' di giro in ordine sparso. Infatti, la rete di oggi, quindi sono le persone che dopo saranno i generali, abbiamo pensato a impiegare le persone che si sono distinte nel mondo dello sport, non nello specifico del calcio. Vogliamo chiamare il primo. Nel sociale, in particolare ai ragazzi, ai bambini che avvicinano lo sport, che praticano lo sport e vengono in qualche modo allontanati dalla strada, perché l'obiettivo dello sport è quello di occupare i bambini e allo stesso tempo garantirgli degli ideali, dei valori importanti che soltanto lo sport a livello non professionistico, non agonistico, quindi a livello amatoriale e per bambini può dare. Quindi ecco, tutte queste persone che in questi anni hanno garantito la possibilità alle nostre squadre, alle nostre società sportive di ottenere ottimi risultati, perché qui va ricordato, noi qui a Zagarolo sono ormai tradizionalmente presenti la pallavolo e il calcio, proprio storicamente. Di volta in volta sono affiancati con vita probabilmente più breve rispetto a queste due storiche società e a queste due storiche discipline, varie altre discipline, dal judo all'atletica, oggi al calcio al 5, un periodo il basket, anche se di paesi vicini è stato praticato più a Zagarolo. E quindi le varie discipline hanno tutte dato un qualcosa al nostro paese, hanno avvicinato, come dicevo, i nostri giovani e le varie generazioni a questi sport e ai valori e ai sani valori che lo sport in genere, in
genere aiuta a comprare. E quindi il primo che abbiamo pensato di premiare quindi sono i parenti, i familiari del signor Adelfino Mancinelli. Ad un uomo che con il suo impegno ha proposto un importante valore nella costruzione della nostra comunità. Ecco.